Buongiorno Adriana. Buongiorno. Ciao. Intanto benvenuta al bello del calcio femminile. Grazie. Siamo con Adriana Gomes, attaccante del Napoli, portoghese. Se sbaglio fermami, mi raccomando. Okay. 29 anni, dalla zona di Oporto, dico bene? Esatto, Oporto. Sì. Mi spieghi questa cosa dei distretti? Perché mi stavo informando, poi ho visto l'Osada, distretto di Oporto. Sì, è più o meno 40 minuti dal centro del porto. Ok. È un po' come le nostre regioni? Esatto. Ok, va bene. Intanto è un piacere averti con noi. Allora, intanto volevo chiederti innanzitutto qualcosa di te, soprattutto cominciamo dall'inizio, come hai cominciato a giocare a calcio, se c'è stato qualcuno in maniera particolare che ti ha ispirato. Io dico sempre che sono iniziata a giocare a calcio, non è ancora nato, quindi di quando mi ricordo ho sempre giocato a calcio, sì, di quando sono iniziata più o meno come tutti quanti nella scuola e poi con 8-9 anni sono andata a una squadra e da lì non mi sono fermata più. Ci fa molto piacere averti in Italia, insomma è già qualche tempo che sei in Italia, da post-Covid praticamente. Post-Covid, sì. Gennaio del 2020. 20. Esatto. Sì, esattamente. Ascoltami, allora, tu hai fatto praticamente diverse annate in Portogallo, hai anche vinto dei trofei importanti, hai vinto due Coppe del Portogallo col Boavista. Come si dice Boavista in portoghese? Hai detto bene, Boavista, bravo. Pensavo a un modo di dire diverso, e poi anche col Benfica. Due momenti probabilmente diversi della tua carriera: in una eri praticamente quasi all'inizio, insomma, della carriera professionistica, in un'altra, insomma, eri già un atleta consapevole. Sì, ho fatto tutto il mio percorso giovanile al Boavista, in quel tempo era la squadra più importante del Portogallo. Ecco, dopo sono entrate tre squadre fondamentali, che è stato Benfica, Sporting Lisbona e il Braga, e poi diciamo che è cambiato un po' il calcio in Portogallo, cioè, tante giocatrici sono dopo lì diventate professioniste e quindi diciamo che sono tempi diversi. E col Boavista sì, ho vinto, era piccolo, ho vinto la Coppa. Poi niente, col Benfica quando è entrato nel femminile ha investito tanto e quindi da lì abbiamo vinto tutto. Sì, un po' come stanno facendo in Italia, come hanno fatto negli ultimi anni le squadre professionistiche, da Juventus a Inter, Milan, Sì, Roma, eccetera, eccetera. la differenza tra in questo momento tra... Mi senti bene? Sì. Ok. Mi hai solamente anticipato la domanda che ti avrei voluto Ah. fare. Che differenza c'è tra il calcio in Portogallo e quello in Italia? Allora, in pratica, per darti un esempio, sono delle squadre professioniste, diciamo Boavista, Benfica, Braga, Sporting, Famalicão, due o tre squadre che anche sono professioniste e che Sì. investono tanto, però non c'è una Serie A, diciamo così, che Ok. tutte le squadre sono professioniste, questo non c'è, a parte che il livello è ancora un po' più basso, anche se a Portogallo c'è tante giocatrici di gran livello. Ecco perché non c'è questo campionato professionista, non si riesce mai a fare un livello più alto, perché un conto è venire a una Serie A, non si dice all'inizio a una giocatrice: guarda, andiamo a giocare una serie che è tutta professionista, un'altra è dire andiamo a Portogallo, che forse questa squadra è professionista, quella no, quella sì, quella no. Ecco, le Okay. persone sono un po' diverse. Naturalmente non è la stessa cosa che andare in un campionato professionistico come è diventato la Serie A italiana e anche la Serie B. Esatto. Okay. Allora, sei arrivata praticamente in Sardegna nel 2020 e hai cominciato a fare eravate in Serie C, dico bene? Dimmi, scusami. Eravate in Serie Serie C? sì, 5 mesi, E sì. hai fatto quasi 30 gol, hai fatto 29 gol, hai trascinato la squadra in Serie B. Buono, sì, verità è che sono venuta in un periodo difficile, ho avuto due crociate quasi in seguito, ho operato ad uno, dopo 2 mesi ho fatto un altro e niente, a quel punto
È giusto che una squadra come il Benfica ha anche le altre scelte perché comunque voleva andare in Champions, era una squadra che investiva tanto. E niente, ha surgito questa opportunità per il mio procuratore di venire in Italia e la mia idea era di venire qua, ecco, fare 29-30 gol, aiutare anche la squadra a raggiungere l'obiettivo, di mettermi anche in forma e poi tornare, però una volta qua in Italia no, non voglio tornare più. Mi sa che ti stai trovando molto bene. Sì, mi piace molto, non so, penso che giocare fuori, a volte che a Portogallo sono fortunatamente riuscita ad andare il più alto possibile e niente, sono, il calcio qua, anche se in Serie B è un calcio molto più difficile, diciamo così, e niente, non è uno dei miei obiettivi adesso ritornare Tornare in qua. Portogallo. E sarà sempre un passo indietro in questo punto. No, oltretutto hai fatto un bel salto, nel senso che il primo anno in Serie B, se non ricordo male, hai fatto 8 gol. Quest'anno sei già a quota 20, mancano ancora 6 giornate e stai facendo veramente, sei seconda se non sbaglio nella classifica marcatori, ma soprattutto adesso col Napoli sei in lotta per andare in Serie A. Buono, penso che ogni giocatrice va molto sul contesto, cioè, la Torres l'anno scorso non era una squadra che voleva salire in Serie A, non era una squadra che aveva quell'obiettivo, era una squadra che già da tanto non era in Serie B e quindi ha fatto il meglio per stare nella Serie B, però dopo le cose si hanno complicate un po', abbiamo avuto quattro allenatori, è stata una stagione Difficile. un po' difficile. Niente, quest'anno il Napoli è comunque una società che merita stare in Serie A, tutto per stare in Serie A, diciamo tutta la burocrazia, quello che invisano, il tipo di giocatrici, perché alla fine puoi essere molto brava per il contesto in che lavori ogni giorno, ti fa la differenza. Niente, penso che il segreto di questo è stare in una squadra che ti permette di lottare. Che è anche ambiziosa. Sì, Il Napoli dice sì. dico, è importante stare anche in una squadra ambiziosa. Oltretutto, devo dire la verità, ti sei scelta anche due bei posti dove giocare. In Sardegna, dove c'è un mare meraviglioso, poi ti sei scelta una città bellissima come Napoli, mica male. Buono, la Sardegna è perdita, la verità è bella nell'estate, perché Sì, dopo sì, è alla stato. fine non è che c'è gran vita, ma comunque una regione bellissima, sono molto felice di aver giocato nella Toves. Molto Però estiva. è molto estiva, veramente molto estiva. E Napoli è una città molto, molto diversa, ogni vita, ogni giorno, anche se la mia vita è campo, casa, casa, campo, però è un modo diverso da vivere. E mi piace molto essere qua a Napoli. Come ti descriveresti come attaccante? Se dovessi parlare con qualcuno e ti dice descrivimi come sei, che tipo di attaccante sei? La meglio che puoi scegliere, quello di dire. Come? No, a parte gli scherzi, no, penso che sono giocatrice, non lo so, buona tecnicamente, che dà sempre tutto per la squadra, che segna ogni tanto, dicono, quindi più o Sì, meno così. dicono che segni ogni tanto, Stai viaggiando con la media di quasi un gol a partita e insomma le cose stanno andando abbastanza bene, incrociamo le dita. Oltretutto siete in lotta con due squadre, anche loro altrettanto forti, che stanno facendo un grandissimo campionato. Praticamente voi, la Lazio e Cittadella, avete fatto insomma il vuoto ad un certo punto. Ho avuto anche il piacere di intervistare il mister di Cittadella, mister Colantoni, un paio di settimane Sì, l'ho fa. visto. Mi ha fatto una bella impressione, un mister tosto con le idee chiare, quindi mi sa che con Cittadella e con la Lazio sarà dura per tutte e tre, naturalmente, fino all'ultima giornata. Io sono gran fan dell'allenatore del Cittadella, per dire la verità. Penso che è veramente di fare complimenti, chapeau, perché è una squadra che all'inizio del campionato nessuno diceva che poteva andare fino alla fine. Provare a vincere questo campionato, e questo vuol dire che veramente qualcosa lui ci mette in campo, perché comunque siamo andati lì, se abbiamo perso, pure la Lazio non ha fatto un buon risultato con loro, Sì. e si è una squadra che con quello che ha
cioè abbastanza organizzata. Infatti uno di questi giorni commentava chi voleva vedere com'è lì per capire con tan poco, in teoria, non demeritando nessuno, perché hanno veramente delle giocatrici buone, però secondo me è un gran lavoro del suo allenatore. Assolutamente. Oltretutto però dalla sconfitta con Cittadella avete inanellato, se non sbaglio, 9 vittorie e un pareggio. Quindi diciamo è stata una sconfitta sicuramente non piacevole, come quasi tutte le sconfitte, poi in questo caso contro un'avversaria diretta, però non vi siete assolutamente demoralizzati, avete ricominciato come meglio di prima e avete diciamo perso solamente 2 punti nelle ultime 10 partite. Purtroppo abbiamo perso quelle 2 punti in quelle partite, però alla fine, scusa, questo campionato è un po' così, è un campionato veramente difficile, tu non sai mai con chi puoi perdere o non perdere punti, secondo me diventa anche più bello così. Sì, assolutamente. Oltretutto adesso mancano 6 giornate. Se non ricordo male, fra 3 giornate andate ad affrontare la Lazio in casa loro e alla penultima, se non vado errato, invece c'è la sfida con Cittadella a casa vostra. Voi avete un rendimento un po' diverso fra casa e trasferta, cioè andate bene comunque perché siete secondi in classifica, andate bene. Però in casa, se non sbaglio, solamente un pareggio, tutte vittorie, ogni tanto fuori qualche punto lo perdete. È l'ambiente che vi carica in maniera diversa, non so cosa succede. Guarda, fino ad oggi non ti so dire cosa è successo, in verità io non ti posso dire no, che non è così, perché la verità è così, cioè, non sei diritto a guardare questi quando andiamo fuori di casa, qualcosa succede, però non so, fino ad oggi non riesco a capire, perché penso che se abbiamo fatto qualche punto in più fuori di casa, in questo momento non eravamo in prima in classifica, però giocano anche altre squadre. Per darti un esempio, siamo andati a Cittadella, abbiamo perso 2-0, e abbiamo perso bene, capito? Cioè, alla fine non giochiamo solo noi, anche le altre squadre guardano cosa Assolutamente. che fa in Napoli e trovano modo di chiudere lì, di organizzare in quell'altro modo, e in loro casa è più difficile. È facile dire ah, giochiamo bene in casa, giusto è, però giochiamo anche con squadre che, a parte di essere forti individualmente come giocatrici, anche dei buoni allenatori che riescono a capire la partita. Intanto arriva un po' di saluti qui, stavo leggendo, non riesco più a vedere, però ci sono un po' di saluti che arrivano per te. E una domanda particolarmente tecnica: chi è che fa veramente casino nello spogliatoio di voi? Fai casino? Sì, a parte te, perché te hai la faccia di una bella allegra. Boh, non so, pensiamo che si vede che Tanto siamo un non ci po'. ascolta nessuno, il mister non c'è, quindi Ah, quello non è un problema. prendere. No, penso che siamo una squadra abbastanza felice tra di noi. Facciamo un casino quando vinciamo. Quando non vinciamo è un po' più o meno, però no, penso che siamo tutti abbastanza tranquilli insieme. Siamo una squadra C'è un bel gruppo che comunque, mi sembra di capire. sì, c'è un Sì. bel gruppo. Sì, in questo momento. L'obiettivo naturalmente, prego, prego, scusami. No, dimmi, dimmi, dimmi. L'obiettivo naturalmente è quello di andare in Serie A, immagino, con Napoli e di restarci con Napoli. Hai ambizioni particolari in questo momento oppure la cosa, cioè ti vedi soprattutto in Serie A, naturalmente sperando che vada tutto bene con la squadra in cui sei in questo momento? Bueno, quello non ti posso dire, perché è più importante di quello che voglio, anche se sto facendo benissimo in quest'anno, è sempre la squadra, la società. Mi farebbe piacere restare a Napoli, però sì, è sempre una decisione di loro, cioè non c'entro io, so sempre Naturalmente. che la parola vai sempre della società, anche se io nella mia testa posso arrivare qui o lì. Se alla fine, se non c'è uno che ci crede in te, allora non arriva da nessuna parte. Quindi io provo a fare sempre il mio lavoro nel miglior modo possibile, come sto facendo fino ad oggi, però non mi basta, voglio finire bene questo campionato. E dopo, se il Napoli mi voglia, è un'altra storia. Se il Napoli è un'altra squadra, non è che io dico ah, adesso rimane qui o. Sappiamo com'è questo, com'è il mondo del calcio che può cambiare da un momento all'altro, però mi sembra di capire che tu ti trovi bene, loro hanno un attaccante che insomma segna veramente tanto e quindi Va bene, potrebbe essere.
Però io sono non molto con, già faccio calcio da tanti anni, sono, anche se non sembra, sono non molto con il piede a terra. Il calcio al momento, forse quello che hai fatto tu a un mese, 2 mesi, non c'entra niente se poi comunque non vinci questo campionato, che è la cosa più importante. Quello che ho nella mia testa in questo momento è vincere, no, dove andrò il prossimo anno, anche se ho del mio obiettivo. In questo momento quello che voglio è veramente portare questa società dove merita, che nella mia opinione merita andare in Serie A. Okay, intanto c'è Manuela che ci scrive: ciao, sono una ragazza che ha il sogno di diventare calciatrice, grazie Adriana perché fate sognare tutte noi ragazze e ci state creando un grande futuro. Ah, grazie. Lo so che sono le solite, tra virgolette, domande che si dicono, però una dritta vera da dare a una ragazza che si affaccia, diciamo, al mondo del calcio femminile e che naturalmente è ancora molto giovane. Cosa Che le puoi posso dire? dire? Sì. Ah, che nel calcio comunque sarà sempre degli alti e bassi, però il più importante è avere nella testa un obiettivo, o comunque più di uno. Voglio arrivare lì, voglio fare questo, però si deve veramente lavorare, perché se puoi avere tutta la qualità del mondo, però se non ha voglia di lavorare, ha voglia di arrivare sempre alti e di fare le cose bene, allora non è abbastanza. Okay. Anche delle C'è competizioni. un attaccante che hai visto quest'anno nel campionato di Serie B che ti ha particolarmente sorpresa, che ti piace guardare, insomma, diciamo una rivale nel ruolo, però che tu apprezzi molto. No. No, No, non c'è no, nessuno in particolare. no. Cioè, Ok. okay. Ti spiego, mi sto ridendo. Sto qua con un'amica, un'amica, e gioca insieme a me in attacchi, stava dicendo io. Ok, va bene. Come ho No, detto, invece ho un guarda, in dimmi. questo campionato forse mi ha impressionato più non in un altro ruolo, non tanto come attaccante, penso che non ti posso dire a quella, ah, mi ha sorprendito, ho detto no, ha detto è una buona giocatrice, forse mi hanno sorprendito più come squadra, non individualmente, hai Ok. capito? Per dire, Cittadella mi ha sorpreso molto come squadra e come gioca. Okay. Però non posso arrivare a lì e dirti, per darti un esempio stupido, non è un'arroganza, no, forse mi ricordo un Tu nome. dici più che una giocatrice mi ha sorpreso un modo di giocare di una squadra, come Esatto. ad esempio il Cittadella. Ok. E, niente, quindi Napoli mi sembra di capire che ti piace, ma hai avuto il tempo di girare un po' la città? Lo so che siete molto impegnati, fate molti allenamenti, però insomma ogni tanto ci sono dei momenti di sosta. Sì, noi per normalità abbiamo sempre un lunedì libero, però facciamo anche delle trasferte, però comunque sì, abbiamo già girato un po', non tanto come quanto Vorresti? deve, però sì, abbiamo già girato un po', conosce un po', sì. Piace la città come la trovi? È una città particolare Napoli, lo sappiamo È abbastanza tutti. particolare, però mi Sì. trovo benissimo. Penso che la gente di Napoli si sa come lo capire, ti senti come. Io a Napoli mi sento a casa, ho sempre detto questo, sono le persone che mi piacciono, non so, sono molto calorose, mi sento veramente bene così, qua. Beh, è una città sicuramente speciale, su quello non c'è dubbio. Non Ma serve parole. invece ogni tanto guardi il calcio maschile? Tutto. Soprattutto quest'anno che il Napoli sta andando fortissimo, adesso naturalmente non diciamo nulla, però si sta avviando insomma verso un finale di campionato veramente importante. Sì, infatti si vince in Napoli, non mi posso neanche immaginare, guarda, cosa si c'ha quando sarà veramente 100% vinto questo campionato, perché ecco, perché sono così speciale, secondo me sarà una festa di un mese, perché qua sono speciale, sono Napoli, non so, sto vivendo qua e che si può capire loro, come vivono. Per me sarà anche bellissimo se vince il femminile e il maschile. Vediamo. Beh, lì sarebbe il top per la città, perché comunque naturalmente lo scudetto degli uomini manca da tanti anni, è molto atteso, quest'anno il Napoli sta facendo un campionato veramente spettacolare e quindi c'è molta attesa man mano che ci si avvicina sempre di più, però se ci fosse la coppiata, insomma, sarebbe veramente il top. Sì, sarà perfetto.
Sta un po' più facile per loro, però non è niente di perso per noi, quindi proviamo, proviamo. Una curiosità, chi è che c'è in stanza con te, tra i tuoi compagni? Con che abito? Sì, no, adesso sei in stanza con qualcuna delle tue Con compagne, l'altro sì. attaccante che normalmente gioca come dell'estate. Ok, ce la saluti naturalmente. Sì, fa pure venire. Questa è Assolutamente. altra bomber. Ciao! Lei Ciao. parla pure. Complimenti, complimenti perché siete una coppia di bomber veramente eccezionali. Buonissima, grazie. Prego, grazie a te, figurati. Complimenti in bocca al lupo per aver stanto il campionato. Niente, ti ho chiesto un po' tutto, non ti voglio disturbare oltre. Mi fa molto piacere che tu ti sia trovata bene in Italia, prima in Sardegna, adesso sento che a Napoli mi sembra quasi come se fosse la tua città qua, Sì, io ormai. dico che io abito in Porto, Porto è un po' più o meno come Napoli, le persone sono molto calorose, cioè è una bella città. Un'ultima curiosità, ci dai un consiglio su un cibo portoghese e una cosa da vedere in Portogallo? Cibo portoghese. Perché dovrei andare in Portogallo probabilmente entro la fine dell'anno, quindi se mi dai qualche dritta sarebbe Allora, utilissimo. è nel porto si va. Dove, in che parte del Portogallo deve andare? Devo ancora decidere, però sicuramente vorrei andare a Nazaré e poi vorrei. Vedere le onde, no? Sì, assolutamente. Bravo. Sì. E poi Allora, ascolta, poi a Lisbona, Porto. si va al porto, deve provare la francesinha, che è il prato La tipico. francesina. Francesinha, il prato tipico del Porto. E poi si va a Lisbona con il bacalà. Come? Questo è il dolce. Il dolce è il pastel di Belen, che è buonissimo, però è in pratica è un pastel con una crema, è buonissimo. È tutto è pesce, bacalhau. In Portogallo si mangia buonissimo, è come un po' più o meno come Napoli. Però Benissimo, sei stata molto chiara. Andrea, sono gentilissima, fatto un grazie di tutto, in piacere. bocca al lupo per questo Grazie. finale di campionato. Sappiamo che sarà tosta, ma insomma noi naturalmente non possiamo fare il tifo per nessuno, ci auguriamo di vedere un bel finale molto combattuto. Grazie mille, piacere. Grazie, Ciao alla prossima. ciao. Ciao ciao. Ciao ciao ciao.